serata dedicata a Gabriele D'Annunzio dall'Associazione Wolf di Pescara Castellammare. Siamo con il professor Fernando Guarino, che è stato il relatore della manifestazione. Un D'Annunzio visto sotto l'aspetto del segno zodiacale. Ecco, che cosa è emerso? Bene, come se D'Annunzio appartiene al segno dei pesci. Il segno dei pesci è uno dei segni più predisposti, per, soprattutto dal punto di vista dell'ispirazione poetica, pittorica e anche musicale. I più grandi artisti sono del segno dei pesci. Parliamo per esempio a livello di, oltre a Gabriele D'Annunzio, abbiamo Alessandro Manzoni, il Chopin, Vivaldi, e poi abbiamo anche gli artisti moderni come Lucio Dalla e Lucio Battisti, nati a un giorno di distanza, Pino Daniele, Antonello Venditti. È un segno proprio perché è dominato dal pianeta Nettuno, che è il pianeta della creatività e soprattutto della supersensibilità. Ecco, ma come ha influito il segno zodiacale nella vita e nell'opera di Gabriele D'Annunzio? Allora, la vita straordinaria di Gabriele D'Annunzio sembra viene completamente rispecchiata anche dal suo quadro astrale, perché a parte la grande forza del pianeta Nettuno, dovuto al fatto che lui nel segno dei pesci e nella casa dodicesima, che corrisponde proprio al segno dei pesci, lui ha nella sua carta natale un Plutone, che è un pianeta diciamo diabolico, il pianeta del carisma personale, delle persone che hanno il successo internazionale. Le persone carismatiche sono poche, le dico qualche particolare: Giulio Cesare, Giuseppe Garibaldi, anche per esempio Padre Pio, Christian Barnard, il primo che ha fatto i trapianti, sono tutti segnati da Plutone. Plutone è anche il pianeta del successo internazionale, per esempio a livello dei grandi sportivi, Lionel Messi, che non è un marziano, nel senso che quelli dominati da Marte sono i grandi sportivi, però lui ha questo Plutone, 7 volte ha preso il pallone d'oro. Insomma, un Gabriele D'Annunzio grande grazie anche al suo segno zodiacale. Sì, segno zodiacale. Poi c'è un altro particolare che non va trascurato, e questo l'ho voluto dire, che la questione finanziaria. Lui D'Annunzio sperperava, guadagnava, però sperperava tutto. Alla Capponcina ha fatto una vita principesca con cani di razza, cavalli, eccetera, e stava sempre indebitato, nonostante la Duse lo aiutasse in vario modo, però alla fine è dovuto scappare per debiti in Francia. Poi ecco la genialità, la supersensibilità. Lui era entrato in politica con il partito socialista, quindi era un non interventista, però ha captato l'atmosfera del tempo, è diventato interventista e poi ha fatto anche la carriera il poeta soldato. Renata Di Giuseppe, serata dedicata da parte dell'Associazione Wolf a Gabriele D'Annunzio, un Gabriele D'Annunzio però visto sotto un'ottica completamente diversa. Siete soddisfatti? Allora, siamo molto soddisfatti della serata, ci sono state tante presenze, tanti amici, tanti ospiti ed è stata una serata particolare dedicata a D'Annunzio, e il dottor Fernando Guarino ha trattato del nostro grande vate, illustre vate, dai tutti i punti di vista, però la particolarità della serata è che il dottor Fernando Guarino ha trattato del tema natale di Gabriele D'Annunzio e come gli influssi astrali hanno un pochino condizionato la sua vita. Il Wolf ha accettato di buon grado di organizzare la serata perché ha ritenuto che fosse una serata speciale. C'è stata tanta partecipazione, a testimonianza dell'interesse con cui tanti soci vi seguono. Sì, questo senz'altro sì. Beh, il Wolf è un'associazione di volontariato che ormai si è affermata a Pescara ed è molto conosciuta proprio per le attività concrete di solidarietà.